Al battere dei rintocchi di Zygmunt, la più grande campana della Polonia, dalla torre di Sigismondo sulla collina del Wawel, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella cattedrale di Cracovia, dedicata ai santi Stanislao e Venceslao. Qui batte il cuore della Polonia, ha detto l'arcivescovo Dziwisz, che ha dato il suo benvenuto al Papa, aprendo l'incontro con i vescovi polacchi. Tra le domande dei presuli, alle quali il pontefice ha risposto a braccio, come contrastare la secolarizzazione in Polonia? Con la vicinanza alla gente, ha detto il Papa, questa è la cristianizzazione, avvicinarsi alla gente con misericordia, liberandosi dell'idolatria del denaro. La prima intensa giornata di Francesco a Cracovia si è conclusa nell'arcivescovado, dove Karol Wojtyła fu ordinato sacerdote e visse tra il 1964 e il 1978, prima di essere eletto Papa. Con un collegamento video, il Papa ha risposto alle domande di tre ragazzi italiani in rappresentanza dei 90.000 presenti alla GMG e a chi gli chiedeva come diffondere la pace in un mondo pieno di odio, ha detto di trasformarsi in ponte umano, stringendo una mano a una persona, evitando di costruire muri. Concluso il collegamento, Papa Bergoglio ha rivolto un saluto dalla finestra ai tantissimi giovani raccolti in via Franciscanska, come prima di lui San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ha ricordato il giovane volontario della GMG Massei, poco più di 22 anni, che da grafico ha realizzato tutti i disegni delle bandiere, le immagini dei santi patroni, il kit del pellegrino, ritrovando la sua fede. È morto di cancro il 2 luglio e voleva arrivare vivo alla visita del Papa. La vita è così, cari giovani, ha detto Francesco, noi dobbiamo abituarci alle cose buone e alle cose brutte, ma non possiamo dubitare della fede di questo ragazzo. Non abbiate paura, Dio è buono e tutti noi abbiamo qualcosa di buono dentro.